La città piange la morte di Carlo Bianchi, scomparso all'età di 70 anni. Impegnato attivamente nella cultura, è stato presidente del Rotary Club di Sulmona. Funzionario del comune, era in pensione da alcuni anni. Aveva riscosso successo la sua pubblicazione Sulmona Graffiti, che racconta gli anni 60 attraverso foto ed aneddoti di quel periodo. Leggendo il suo libro si scoprono le differenze tra quel periodo ed oggi, cioè quando i giovani si divertivano di più in maniera più genuina. Come presidente del Rotary si impegnò nella rivisitazione storica al processo al poeta latino Publio Ovidio Nasone, quando nello scorso 2011 fu interpretata la sentenza di assoluzione. Riascoltiamo i passaggi di un'intervista in cui Carlo Bianchi spiegò la necessità di esaminare le prove per verificare la colpevolezza o meno di Ovidio. Vanno effettivamente esaminate le poche prove, documenti storici, le critiche seguite agli avvenimenti all'epoca augustea, eccetera, vanno esaminate da un punto di vista giuridico per determinare se Ovidio fu colpevole oppure pagò per colpe di altri. Noi ci auguriamo che l'esito del processo sia favorevole ad Ovidio, perché così il Consiglio Comunale recepirà tutti gli atti del processo, non certo la parte teatrale che serve soltanto per far capire al pubblico l'ambientazione dell'epoca in cui Augusto visse e Ovidio visse. Il tutto andrà in Consiglio Comunale e poi verrà mandato al Consiglio Comunale di Roma in funzione di Senato, e se lì verrà recepito il tutto sarà revocata la relegatio Ovidio. È una fiction, però lo spirito di Ovidio tornerà in patria, diciamo non colpevole. L'esito del processo, il processo stesso, andrà a far parte di tutta la critica letteraria che su Ovidio si trova su internet, sui libri, c'è, per cui è indubbiamente un qualcosa che richiamerà l'attenzione su Sulmona. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, in quanto Sulmona perde un uomo di grande pregio. Una malattia lo ha tolto all'affetto dei suoi cari. La città lo ricorderà per il suo dinamismo e la sua tenacia con le quali si rendeva interprete delle varie iniziative. Carlo Bianchi era sposato con Rosanna D'Aurelio, responsabile della Biblioteca Comunale Ovidio. I funerali si svolgeranno domani alle 15:30 nella chiesa di San Francesco della Scarpa.